Gran festa oggi a Mombello, abbiamo una trisnonna che festeggia il suo compleanno, giusto trisnonna? Sì, chiaro, sì, sì, proprio, giusto, giusto. Ma abbiamo qui un bel pubblico, eh? Ha capito troppo. Trisnonna, tantissimi nipoti. E guarda, non sei a più contali, perché quando mi metto contali non sono buono a contali neanche a tutti. Ecco, lei è originaria di dove? Da San Donato di Piave. E da San Donato di Piave è arrivata alla Vela? In Chia Venezia. Dopo mia moglie la trovava a lavoro qui, suo fratello che veniva giù, che abitava qui, e allora l'ha portato su, te vieni là, lavoro lì. E ora mi ha messo in cartiera. Allora lavora 6 anni e dopo, caro il Massà, è morta dal mal di cuore. Alla cartiera qua di Laveno? Sì. Alla Merati? Sì. E lei invece ha svolto qualche attività? O sempre casalinga? Sempre casalinga, non avevo niente a fare. Prima ieri in campagna, Sergio Severo, sono qua, avevo quel tocco di giardino qua e basta. Ho fatto casalinga, curami i miei 8 figli. Ecco, quanti figli? 8. 8 figli che poi vogliono dire tantissimi nipoti ancora. E dopo i nipoti, perché c'è appunto come mi chiedina 2, chiedina 1, e non altro che 3-4 nipoti, non è che è tanti, no? Ho fritta soltanto io. Ecco, 8 figli che ovviamente tutti sono maschi e femmine, no? Sì. Ecco, e che ovviamente lavorano qua nella zona? Sì. Ringrazio il signor che qui che è, ma così le ragazze che si è al suo lavoro. Va fuori, perché tanti va a lavorare in Svizzera. E allora il lavoro lei qua, in poche qua lavorano, tanti disoccupati. Ma tanti. Se ne perde mia stabilmente chi sarà su. Io sarai. Io resta disoccupati, perdi se mia. Adesso vedi, adesso mi pare che abbiamo messo su uno che comanda un po', che mette fuori forse un massimo. Quando è che è diventata trisnonna? Ma sarà la 2 anni. No? Ma sì, bisogna sono io dal trotel della Ida. Alla 2 anni. Alla 3 mesi adesso il trotel. E guardi. Sono disordini, perché camminare non cammina, sono una stampella. Però la lingua, il sentimento è ancora buono. Ecco, no, il signor Massacca lì. Allora facciamo in giro, ma che mi imbroglia mia, eh? Ci mancherebbe. No, perché loro si perde più di me, eh? Perché mi non mi ha tanti pensieri da pensare, che tanto sono, penso tutto il passato, lei fin troppo. Che non dormo neanche da notte, me. Pensare tutto il mio passato. E non passare di tutti i colori. Cos'è il ricordo che le viene più in mente più spesso? Ecco, di quel... La cosa che viene in mente più spesso? Sì. Mi sono sposata il 7 settembre. Ho dormito sabato, domenica, lunedì con mia moglie. E poi dopo il martedì le partite, che era il comizio di guerra fuori, ora c'è anche in Italia, dai, una mano. Date mia porta via. E mi chiamano ogni 2 anni me ne sei a casa uno. Andavo a letto sola, la mattina mi alzavo, ero in 2. Sacramento. Certo che è cambiato. Ma 4 volte? Allora 4 gli era. Quando è che dopo questa ultima volta che gli è venuto a casa, ho detto adesso vado in via, la sua bambina alla notte, ho detto adesso non sono tosita, te vai in comune, te vado a dove la tosa, no? E lei va, quanti figli ha? 4, con questa qui. Beh, lo resta, fa la carta, te va sul distretto, te tegna solo la carta e ti viene a casa. Era lei in casa perché aveva 4 figli. E ora poi ne ho comprati 4. Fa 8. Certo che è cambiato, sono cambiati un po' i tempi. Rispetto a quando è arrivata qua, ad esempio, a oggi? Qua, no, quando sono qua, vede, qua erano tutti signori, e aveva tanti soldi perché loro lavoravano. Invece, no, oggi se vai a campagna, e sa che per andare alla messa, se vai a 6 km di strada, se vai a sentarmi in chiesa, tanti che fai a messa, se via 5 centesimi paghi la carica, se no doveva stare in piedi perché il prete mi fa stare in piedi perché lui pagava la carica, ostia.
Non fa mia questa male, perché adesso volta tutti ragazzi anche la linea. Qual è adesso il nipotino più giovane? Quanti anni ha? Adesso il più giovane è là 3 mesi. 3 mesi? Sì, e poi che lei mi ha portato qua prima. Ma vengono spesso a trovarla? Sì, 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 per quello. Ogni tanto viene, sì. Ecco, il segreto della sua longevità, qual è, potrebbe essere? Il mangiare, che cos'è? No, no, mi mangi, per quanto mi mangiamo, mi tiene passione. E mi mangi, guardi se può aiutare qualche. Ma guardi, prima ti sembra per me. E dopo, no, per quello, qua mio figlio è qua dietro, che a casa che... E allora lui a mezzogiorno mi porta lui a mangiare, lui che viene dentro tutto il giorno e passa avanti in giù, perché adesso è là, 70 anni è in pensione. E allora lui che mi mangia giù a sua donna, non è che sono resta sola. Sì, dopo resta sola, perché poi lui va in letto da là, mi sono da qua, sono da sola, no? Un consiglio da dare a chi vuole arrivare alla sua età? Ti fai bravi, come che fate me? Grazie, auguroni. Ho sempre fatto di badan, ho sempre accettato perché non puoi mi rifiutare, perché quando sei giovani, insomma la nostra vita bisogna farla, no? Se non puoi stare da soli, no? Cioè. Allora, è meglio dove lo fai, adesso allora si vuoi farlo, ma adesso è più furbi, no? Queste cose, se era ignoranti, no? Una sorpresa anche per noi, il lavoro all'uncinetto. Lei sta ancora facendo i lavori all'uncinetto? Sì, mi lavori, e se no... Non sono capace di stare con le mani in mano, mi devo a lavorare lì, devo lavorare qui feri, e allora la mezzogiornata passa, se no la giornata non passa mica. E ho saputo che tutte le tende le ha fatte lei, e qui è già a buon punto. Sì, sono già a punto, e poi che fa vedere il punto che va a finire. Incredibile veramente, complimenti. Questa qui fa la grada come questa qui e dopo è finito. Bene. Ecco il mio lavoro. Quindi farà anche qualche regalo a qualcuno? Ah, beh, regali non fai, sì, non fai. O fai coperte, o fai corpiletti, o fai tende, o fai di tutto. Grazie ancora e auguroni. Grazie, auguri, grazie, auguri. Grazie, 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 grazie.